seguito di 2 nel format Caffè in Parma, e oggi siamo per la seconda volta in veste di multiplayer, quindi player insieme agli altri amici e alle amiche del canale.
salsa Sergipo. Facciamo gli applausi. A me dico Cippo. Thank you.
Sape o assaciape? Allora, vediamo un po' se si sente ora. Mi sa che ora si sente. Vediamo un po'. Ah, questi jack qua. Ah, scusate, allora, buongiorno. Salve a tutti. Ecco, allora li devo rifaccio di nuovo gli onori di casa. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale della mattina, domenica mattina con Caffè in Farm. E quest'oggi, come abbiamo tentato in questi ultimi giorni, stiamo cercando di portare gli amici del canale followers in partita. Ovviamente, caro Jeep Jeep, se vuoi puoi entrare anche tu nel server e dare una manina. Grazie, grazie. Aspetta un secondo, vediamo perché non vanno. Effettivamente, ma anche io li sento. Poi me li trovo. Allora, un attimo di pazienza. Allora, sound alert stanno qua. Allora, un attimo solo e verifichiamo. Facciamo pure un test e vediamo se funzionano. E questo Yenno è il bello della diretta. Allora, vediamo un po'. Allora, facciamo un attimo una prova e vediamo se funzionano. Non so perché, ma non li sento oggi. Andiamo avanti, poi vedrò di risolvere il problema. Purtroppo non ho capito perché, ma qua non va. Allora, vediamo un po' se riusciamo a risolvere il problema. Un po' di pazienza. E vediamo subito.
Allora, adesso ho cambiato i parametri, quindi in teoria dovrebbe andare. Allora, un attimo solo che mi modifico tutto. Un po' di pazienza. Aspetta, ora ho capito, ora ho capito, ora ho capito. Ora ho capito. Eh sì, OK Rogero, ora ho capito. Allora, gli do un attimo di pazienza. E forse ho capito il problema qual è. Gippo, puoi fare un attimo il su? Vorrei vedere un attimo, vedi, dimmi se gentilmente, dimmi se funziona. Aspetta un attimo, allora questo qua sono alert, ok, ho capito il problema qual è. I understand what's the problem. Oh yes, allora, dove sta? Ecco qua, allora questo lo abilitiamo, poi facciamo così. Ora ho capito. Ora ho capito. Ya, undaba, undaba. E incolliamo. Ecco qua. Allora, adesso vediamo un po'. Allora, facciamo. Rifacciamo il test. Allora. Niente, vabbè, poi vediamo di risolverlo, vedo di risolverlo offline. Penso che non si sia sentito ovviamente, devo ricontrollare un po'. Poi dopo me lo ricontrollo meglio. Se vuoi puoi venire anche in Discord. Il suo invece si è vista l'animazione, Gippo. Mi dici gentilmente se il suo almeno quello ha funzionato? E questo gli anni belli della diretta. Il suo per caso ha visto se ha funzionato prima, si è fatto vedere l'animazione, che altrimenti qua devo rifare un'altra volta i sound alert e i video, il suo video qua. Prova a fare un test. Mi dice se è partito almeno quello là video. Vedi che basta che ti esce al centro, ti esce la scritta con non so che cos.
Ok, ti è uscita, però ti è uscita la scritta centrale. Perché tu ovviamente non avendo fatto, diciamo, una diretta non ti fa uscire nulla. Dico, accendere uscita scritta una cosa. Io qua purtroppo è un casino qua. Poi dopo mi vado a sistemare per bene queste cose qua. Allora, proviamo a fare una cosa. Ok, non va, mi sa, eh. Vabbè, allora poi mi vado a settare tutto per bene dopo. Non mi finisco di fare qua. Ogni tanto capita sta cosa. Ma comunque una sciocchezza. Pinzellacre. Oh, tranquillo, non ti preoccupare. Non è un problema, figurati, ci mancherebbe. Prima la vita reale, poi questa virtuale. Tanto poi stasera ci facciamo due risate con Orsacchiotten. Ci divertiamo stasera. Poi ho scoperto come si fa l'albero di Natale. Beh, tu l'hai visto. Si crea con, che mi pare, una quarantina di tavole di legno. Io per esempio l'albero di Natale lo lascerò là, dove l'ho posizionato, almeno l'anno prossimo. Ci avrò il vecchio addobbo più eventuali nuove novità. E poi ovviamente nella live di giovedì, per chiudere l'anno in bellezza, ovviamente festeggeremo la fine dell'anno con qualche giorno d'anticipo, mi sa, con un giorno d'anticipo, e quindi faremo un po' di fiesta. Il cavallo bianco di Napoleone è cresciuto, comunque. Appena mi ha visto che, poi off camera, che mi sono andato a preparare il progetto per giovedì, il cavallo, appena mi ha visto Napoleone, appena mi ha visto, mi è corso incontro. Si è affezionato già. Ehi, il cavallo bianco. Non so nemmeno quanto ho speso, mi sa più di 12.000 euro, mi sa, eh. Salute non era il massimo, però sta recuperando pian piano. Poi ogni tanto mi vado a fare la cavalcata, cose. Solo che a lui non piace molto l'anime, giustamente, perché gli zoccoletti là si congelano. Qui, dove l'ho messo? Ah, il carretto sta qua. Oh, pure tagliato parecchio, eh. Eh sì. Avrà fatto almeno due striscette, sicuro. Due, tre striscette. Buono. 9.500 litri. È ottima sta questa tribbia qui. Gippen. L'incorreggibile Gippen inafferrabile. Stamattina poi mi sono anche iniziato a trovare un po' di
musica originale per fare sia lo spot radiofonico per i piani azienda agricola, i piani bio, quindi ai piani gaming, e poi pure per fare preparare gli spot simpatici, nuovi sound alert, sperando che inizino a funzionare. Per voi amici ed amiche del canale, Wunderbar, Wunderbar. E quindi anche per te avrai il tuo sound alert personalizzato, Gippo. Quindi prepara. Mi raccomando, quindi mai come adesso ti metti, devi iniziare pure tu a streamare. Così c'hai pure il jingle del canale. Puoi anche farlo senza webcam, magari, ma anche con un microfonino. E così potremmo avere l'onore di essere noi, quindi io avrò anche piacere io magari qualche volta di venire a darti una mano in farm oppure nel ranch. Wee, Black carissimo, buongiorno, buona domenica, approfitta se devi prendere il caffettino. Qua c'è il solito mitico bar della farm che fa un caffè che è la fine del mondo, un ottimo caffè, ma puoi prendere anche altro, puoi prendere il cappuccio, puoi prendere la brioche o come si chiama dalle mie parti, il cornetto, il cappuccino, la frolla, la riccia e chi più ne ha più ne metta. Eccoci qua. Ecco qua, capparociro. Bot. Ecco. In questo momento mi trovo sulla Elegant. Se vuoi aggregarti, il server è aperto per gli amici del canale, sperando che funzioni. Ho messo le mod minime, quindi se sei da console dovresti, utilizzi il condizionale, dovresti poter entrare. Se sei da PC, meglio ancora, diciamo, non dovrebbero esserci grosse difficoltà. Incrociamo le dita, speriamo bene. Hop back, hop back. Capilla riccia riccia, l'occhio brigando solo un vaccio, osarra gipter, osarra gipter, bello guaglione, osarra gipter, osarra gipter, tutti i film ne fanno amore. Black Dog, Black Dog, ma questo nick da dove nasce? È nato perché tipo hai un cane, diciamo così, di colore scuro, oppure è qualche personaggio magari molto recente dei supereroi che non conosco? Che effettivamente il Black Dog è molto, come dire, atipico e originale rispetto a Double Logistica 1 ca. Missione compiuta, mo dopo ci andiamo. Iniettare il cane pazzo. Ah, allora ecco, evidentemente sono molto, diciamo, sono diversamente giovane, quindi è per questo che non conoscevo la storia. Quindi in realtà il sarebbe cane pazzo. Aspetta, cane pazzo Tannen per caso?
Poi si è evoluto in Black Dog. Il cane nero sarebbe presto la leggenda dei Babò. Questo me lo devo andare a vedere poi. A fine live mi vado a vedere sta cosa che hai suscitato la curiosità con questo nomignolo così che è particolare. La leggenda del Baobao, wow, mitico. Mitico. Black Dog. Il mostro. Ah, ok. Gippo, tu te lo ricordi? Black Star. John Blackstar. Mi ricordo che era un cartone animato, se non ricordo male. Ti parlo, mi sa, beh sì, sicuramente la metà degli anni 80. Allora, mo ci andiamo a consegnare sto frumento a mulino, raga, speriamo bene che qua ci avanza qualcosa, perché così io mi inizio a conservare un po' di frumento qua, che posso sempre utilizzarlo. Ah, qua c'è l'uscita. Posso sempre utilizzarlo come mangime per le galline. Che mo sta farmola iniziata proprio da zero, ragazzi. Da 0 a 0 ho messo proprio lo stretto necessario. Come canta la mitica Levante. Lo stretto necessario. Bella quella canzone. Adesso io sono alle prese, non mi fanno fare. Dog, guarda, io mo sto iniziando pure io da capo. Io mo c'ho qualcosina in più di Neros perché ho preso tutti i posizionabili, però pure io sto facendo tutti in economia qua. Infatti per ora non ho ancora preso la trebbia, proprio per questo fatto qua, perché voglio partire con la farm bio al 100%. Ah, e allora il discorso cambia. Mi è avanzato, ragazzi, mi è avanzato. Grande, mi è avanzato un po' di frumento qua, quasi quasi. Lo metto, vado a mettere nel silos. Dimmi nel silos. It's the final countdown. Comunque, in modalità difficile c'ho diverse persone che ci giocano e effettivamente si guadagna poco quando niente. Infatti pure io, una volta che ho raggiunto l'obiettivo qua e che riesco a mettere l'allevamento, poi pure io inizierò a mettere in modalità difficile. Però già così con la season difficoltà media già è ottima, diciamo. E ci prendiamo un po' di. Pa, pa, pa. Comunque, effettivamente, per esempio, Farming 22 rispetto alla versione 19 è molto più slow, molto più lenta. Perché per esempio sul 19 tu, diciamo, potevi anche non utilizzare la season, quindi non era un problema. Quindi potevi anche seminare, che ne so, il cotone a dicembre o fuori, diciamo così, fuori stagione, non so se si può dire così. Mentre invece per il fatto che tu comunque qua sei un po' vincolato, e allora è per questo che ti soffermi e quindi vai molto più lentamente, perché ci sono proprio i tempi, e quindi nei tempi morti uno si deve organizzare. Quindi, che ne so, la serra piuttosto che la stalla,
magari se ha la fortuna di andare a spalare un po' di neve, queste cose qua. E quindi magari il mese uno potrebbe farlo durare, che ne so, 4 giorni, 6 giorni qui in game, e quindi tu comunque ci passi un po' di tempo. E come vedete la farm qua è minimal proprio al momento. Piazzata sto capanno perché c'ha i pannelli fotovoltaici e quindi mi fa recuperare qualche soldino extra. Il silos multifruit, poi metterò anche la fabbrica per creare la calceviva dalle pietre, e quindi alla fine diciamo che mi sto organizzando piano piano. Non sono la persona che soprattutto online gli piace improvvisarsi. Assolutamente no. Sono molto schematico, sono anche molto, cerco di fare le cose in maniera precisa. Anche perché poi se qualcuno ti guarda e magari sta cercando di imparare qualcosa, tu non è che gli vai a insegnare le cose buone, quindi cerco di farle in una maniera quanto più realistica possibile. Eh sì, ma anche perché non avrebbe senso poi dopo farle in altra maniera. Allora, vediamo un attimo. Mi pare colza, avena, allora. Abbiamo detto colza, sto mese, e poi per le galline tu cosa mi consigli? Frumento o orzo? Perché io mo sono indeciso se utilizzare il frumento o l'orzo. Che muoio, i gambetti piccolini, quindi i primi periodi devo arrangiare un pochettino. Poi dopo, champagne. Si compra qualche camo un po' più grande e si inizia gradualmente ad aumentare. Scusate, allora grazie per il consiglio. Dicevo che quindi metterò sul campo questo qui, qui sotto metterò la colza, e poi al campo superiore metterò il frumento che andrò a recuperare un po' più di prodotto che mi serve per le galline. Inizio con le uova e poi man mano insomma si va avanti. Dog, ma sei toscano? Perdona la mia domanda se può risultare, se risulta un po', come dire, poco. Ah, ecco, me ne sono accorto da come è scritto nel producono, insomma. Io ho lavorato per 2 anni a Siena, ho fatto la guardia notturna e quindi un po' di, come dire, un po' di orecchio, un po' di occhio attento, lo noto. Bella la Toscana. Firenze in quei 2 anni non ho avuto l'opportunità di visitarla, però appena avrò l'occasione verrò come turista. Anzi, come ospite, come dice un famoso personaggio nella TV quando parla dell'Italia. Ti aspettiamo come, non come turista, come ospite, una cosa del genere. L'Italia è tutta bella.
Caspita. La pelle, e allora voi il pellame lo prendete da una ditta che sta al mio paese? C'è una grossa conceria al mio paese, in provincia di Napoli, che produce pellame per le case di alta moda e non solo. Russo di Casandrino si chiama. C'è anche una sede all'estero in Francia, se non ricordo male. Lo so perché, beh, a parte che ho visitato il sito internet, poi diciamo so che comunque produce da qui partono diversi prodotti. E ci sono delle grandi maestranze qua. Per il lusso solitamente arriva da qua. Poi non lo so perché. Credo, proprio da sicuro che come dici tu, non va, però di solito i brand grandi, insomma, li fornisce. O li rifornisce. Black, tu quale trattore solitamente utilizzi? Io per esempio sto utilizzando questo New Holland che è la serie dei trattori piccola, 140 cavalli mi sa che io ho messo, mo ti dico. Allora, com'è? Allora, quanti cavalli? 155. E questo qua lavora che è una bellezza. Consuma poco, leggero, la configurazione quella lì con i pesi alle ruote e tutto quanto sta andando proprio bene. I cassanetti all'inizio, poi sono riuscito a calmarmi un case. E il case io invece quello grande l'ho trovato in offerta nell'usato, infatti non in questo profilo ma in quello per PC. È l'unico mezzo grande che ho. Poi ho preso il Landini. Il Landini pure, devo dire la verità, non è male. Certo, rispetto ai mezzi, diciamo, medi, ha una potenza non eccessiva, però si muove bene. Quando ieri ho lavorato con l'imballatrice là, ha fatto veramente un lavoro eccellente. Poi ovviamente come velocità di punta pure non è male, quindi diciamo che sono riuscito a provarla. Ottimo. Sto cercando man mano di utilizzare mezzi che non ho mai, dico mai utilizzato. E ti ho detto sto New Holland mi sta stupendo, veramente un ottimo prodotto. Poi con l'upgrade a 140 a 155 cavalli mi pare che ho pagato in totale fra ruote larghe, pesi e potenziamento ho pagato 128.000 euro. 8.000 euro di upgrade praticamente mi è venuto. È un brezzaccio. Vieni, ti aspetto. Io qua andando mi so quasi così te lascio a te il mezzo, te lo provi. Guarda, è veramente proprio fatto bene. Dub Logistica 1 Twitch e nei multiplayer la partita è aperta. Ah, non ti preoccupare, tanto
È la stessa schermata, solo che invece di fare carriera vai sotto e apri multiplayer. Poi digiti Double Logistico, ti faccio vedere come si chiama il server. Allora, eccolo qua, Double Logistica 1 Twitch. E la fattoria e gli amici del Dub. Questa qua. Il nick con me, perché almeno così quando entri so chi sei. Poi ovviamente mi puoi anche aggiungere su Steam, se ti va. Sempre Dub Logistica. No, mod non ne ho messe tante. Ne ho messe proprio pochissime, proprio perché per evitare problemi con i multiplayer, insomma con i crossplay, perché ieri volevo partecipare, volevo insomma fare un po' di cose con Macho King, non so se c'eri ieri in live, e siccome ho riscontrato un bel po' di difficoltà, allora ho messo giusto quelle mod che mi permettono insomma di far girare questo. Guardi, il mezzo lo lascio a te qua. Quando entri è tutto tuo. Io nel frattempo mi vado a vedere un po' qualche altro contratto. Vabbè, io qualcuno ne ho aggiunto, ma giusto per. Allora, intanto salviamo un attimo la partita. Salva partita. Ho capparoggero. Allora, questo no. Ok, per il momento vado sul normale. Gli amici del Dub ci sta. Ok, speriamo bene, dai, ti aspetto. Nel frattempo ci vediamo qualche altro contratto. Ah, queste sono le famose 6 palle di insilato. Scusatevi se è poco. Come diceva il grande Do. Dai, ti aspetto. Allora, nel frattempo non abbiamo detto niente, niente di uff. No, 210.000 e 210 cavalli, no. Non va bene. Kappa, ti aspetto. Allora, qui vediamo un po' qualche altro contratto. Aratura. Il campo 17, campo 17. Se non ricordo male, è enorme. È uno dei campi. Questi è 17, 17. Ah, non è tanto grande. Quasi quasi. Il contrattino me lo fo. Se 39, se 34, 5.000 euro. Giusti, giusti. Giusti, giusti. Su. Cioè, tutte ste mod facci la miseria. Oh, il Deutz. No, però mi stavo scordando già il peso. Deutz, Deutz, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oppure Capparoggero, ah, addirittura la versione più potente, bella. Fra l'altro faccio notare anche il colore dei manicotti rossi qua, è qualcosa di incredibile. Ecco qua. No, aspetta, com'è? X, com'è? Possibile ripiegare? Ah, beh, giusto. Ripiega, ecco qua. Lampeggianti, sempre accesi. Io all'inizio proprio, quando ho iniziato a giocare a farming, il primo trattore, diciamo, abbastanza serio che ho preso è stato questo qua. E quell'altro là è la versione sul 19. L'unica pecca è che aveva un angolo di sterzata molto ridotto.
Invece qua mi pare di... mi è sembrato così a colpo d'occhio che già si vede che... o non so se è un'impressione, ma pare che c'è un angolo di sterzata più stretto. Però il trattore con il miglior angolo di sterzata al momento è il Valtra. Ti parlo ovviamente di quelli medi che io ho provato. E infatti in una campagna che ho fatto su campagna, insomma, in una fase di gioco, quella lì, no, quello normale. È sempre gommato. In Valtra quello lì mo ti faccio vedere qual è. Se ci sta proprio quel modello là. Allora, trattori medi, Valtra. Allora, non questo qui, ma la versione più vecchia. Non so se ci sta. E che era trattori grandi questo. Vediamo un po'. Allora, facciamo così. Andiamo direttamente qua, perché ora non mi ricordo, lo sai, è passato un bel po' di tempo, però il Valtra l'ho utilizzato anche nell'altra campagna. Allora, Valtra, eccolo qua, andiamo un po'. E beh, questo qui è quello che sto utilizzando, eppure è ottimo, è agile, si muove bene. Quello del 19 comunque era in effetti, però questo pure è un ottimo mezzo, da non sottovalutare. Ah, i monocingoli li ho utilizzati pure io. Siamo sicuri che è qua? Cambio 17. Secco? Oh, che peccato, guarda qua. Wow, sta corsa l'avrei raccolta io, ben volentieri. I monocingoli sono perfetti quando ci sono delle pendenze assurde. Là sì, i monocingoli si mettono là, o il cingolato in generale, si mettono là e salgono. Io però per esempio ho imparato a fare una cosa, che quando devo acquistare un attrezzo cerco di prendere sempre quello più leggero, e richiede una minor potenza a parità di, diciamo così, larghezza di lavoro, a parità di dimensioni, perché intanto il trattore si sforza di meno e poi comunque consumi di meno tutto quanto, e quindi diciamo che sei anche abbastanza più veloce, più rapido a fare i lavori. Magari con l'attrezzo più pesante può essere che penetra di più nel terreno, e questo non lo so, però diciamo che il pallino grigio, che tipo di errore di dà? Aspetta un secondo, fammi vedere una cosa. Allora, vediamo un po', non so perché, ma qua allora, come si fa qua? Modifica fattoria? No, non è questo. Strano però. Ieri pure ho trovato un sacco di difficoltà. Non ho capito perché. Se mi dici che tipo di errore. Aspetta un secondo, mo. Mo prova ad entrare ed uscire un'altra volta, vediamo un po' se funziona. Allora, un attimo di pazienza. Salva partita. Esci. Multiplayer.
Vediamo un po' se siamo più fortunati stamattina. Allora, multiplayer, prima partita. Ma allora, così, continua poi. Accetta il crossplay, sì. Vediamo se così va. Devi digitare così, con le maiuscole come vedi qua. Prova a fare una cosa però, riavvia il gioco, vedi un po' se ti va, perché a volte lo prende con un po' di ritardo qua il segnale qua. Tu sei da PC o da console? Andando tutto questo, tutto sto materiale qua farà da concime, da Steam, ok. Aspetta, fa una cosa, mandami la richiesta di amicizia su Steam, sempre da blogistica si chiama. Vediamo se ti fa accedere. Perché stranamente sto riscontrando problemi qua ad utilizzare il multiplayer. Ma ti dà la schermata e ti fa accedere, non ho capito a che punto sei, ha già inserito, ha già fatto, unisciti. Kaiman carissimo, buongiorno, buona domenica e buona carica caffeina, non so se già l'hai fatta, se non l'hai fatta approfitta, vai un attimo al bar della farm qua, c'è un ottimo caffè, ovviamente non solo caffè ma c'è tutto quello che vuoi, è tutto pagato. Sì, tranquillo, offre la ditta, qua offre la casa. Ok, Black, adesso prova a fare raggiungi, gioca, una cosa del genere, non mi ricordo il comando con me. Vedi un po' se almeno così lo fa fare. Non mi fa accedere, il bottone resta grigio. Perché qua non mi arriva nemmeno, sai, la notifica che.
Modifica fattoria, ma questo. Boh, non riesco a capire. Non riesco proprio a capire. Tu ce l'hai Discord? Mo ti mando un attimo il link di Discord, così magari se riesci a fare uno screenshot o qualcosa del genere, che almeno così vediamo un attimino se riusciamo a risolvere il problema. Allora, devo creare un nuovo invito. Allora, vediamo un po', perché mi dispiace che non riesco a questo fatto che non riesco a interagire, cioè è fastidioso. Ma allora, invita. Allora, mo ti mando l'invito tramite la chat. Magari se mi mandi lo screenshot, almeno io cerco di capire, insomma, il problema, o cerco di così almeno di intuire what's the problem, anzi what's up, come dicevano e come cantavano Forno Blondis. Perché altrimenti devo, perché devo capire pure il problema qual è, perché se mi devo fare la solitaria, cioè voglio dire, è inutile, cioè. Ma almeno più o meno sei in compagnia. G-Pen, bentornato. Qua stamattina nemmeno tra PC e PC mi fanno interagire. Con il multiplayer qua. Eccoci. Pronto, pronto. Sì, Gippo, come ieri. Stessa cosa. Come ieri, identica e precisa. Non
Del solito problema all'accesso. Mod ne ho messe proprio pochissime, solo quel del mod hub. Beh, e non capisco perché fa così. Che non è il problema del server, sa che tu mi hai affittato il server, cosa? E allora puoi dire, beh, è un problema di server qua. E mo è anche da PC, non è solo da console, quindi vuoi dire, non capisco. What's the problem? Eh sì, no, ma lui è da PC su Steam, capito? Quella là della mod, quelle non compatibili le ho disinstallate. E infatti ho messo, quando seleziono le voci, seleziono mod crossplay. Quindi, insomma, sulle mod compatibili anche con le console. Ok, se c'è il microfono può entrare anche nel canale vocale, così almeno. Benvenuto in Discord qua. Eccoci qua. Ah, ok, allora devo fare su console. Avete il Silos Multifruit, quello lì grosso, là, da 2 milioni di litri, là. Che almeno se è così, allora vuol dire che lascio solo quello e poi la parte restante le disinstallo, cioè disinstallo, non le inserisco nel profilo di gioco. Arrivo a questo punto. Lascio solo una mod, arrivata a sto punto e via. Però per esempio ho scelto quelle che sono da. Ok, ora do un'occhiatina. Allora, vediamo un po'. Eccoci qua, buondì. Ciao, Dab. Eccoci qua, scusami, ma non capisco perché oggi c'è, cioè oggi sto multiplayer proprio non ne vuole sapere. Ma tranquillo, non ti preoccupare. Allora, vediamo un po' dove hai detto che l'hai messo il screenshot. Nella schermata ingresso. Ok. Aspetta perché mi sa che. Ecco, ora dovrebbe essere inviato. Ok, perfetto. Se clicchi sul punto esclamativo e fai dettagli, vedi, ti dovrebbe dire tipo se ti mancano delle mod. Allora, lo faccio subito. Ah, se piscio sul punto esclamativo non mi fa niente. Devi fare dettaglio, quindi spazio dovresti premere, barra Se faccio spaziale. dettagli su scarica mod,
ora è grigio perché l'ho scaricato tutte. Sì. Ne hai veramente un bizzeffo e non mi fa fare né inizia e né scarica mod, ma mi resta soltanto blocca e indietro azzurri. Caspita. Quindi evidentemente le mod al momento non sono compatibili con multiplayer, o meglio, non tutte, a quanto pare. Perché, boh, non lo so se sono sfortunato, perché voglio dire, pure ieri per la console stessa cosa, con Majo King che voleva entrare, però ha riscontrato lo stesso problema. L'unica cosa che devo fare, devo provare a fare l'installazione da capo di farming, perché boh, non saprei, perché boh, con gli altri funziona e Non so scaricare. scrive Kaiman deve riavviare il gioco, a volte si risolve, vedi un po' se ti riesce, se ti funziona qua. Ho proprio riavviato anche Steam, ma mi resta uguale. Ho provato a riavviare il computer direttamente. Prova un po', perché io le mod, boh, non ho capito se queste mod non sono compatibili, perché io poi di mod che sto utilizzando su questa mappa ce ne ho poche. Ne saranno uno, non sto utilizzando, però ne avrò una quarantina più o meno. E altrimenti. Senti, prova a riavviare il computer e torno subito, dai. Ok, grazie, scusami ancora, ma qua. Nulla, figurati, se risolviamo il problema magari. Eh sì, speriamo bene, Vai, ci si vede tra poco. dai. Ok. Speriamo di risolvere questo problema, almeno così, insomma. Altrimenti devo scrivere alla Giants e devo chiedere come mai. No, non funziona. O in alternativa devo disinstallare tutte le mod e lasciarne giusto giusto una. Allora, ho appena riavviato il computer, eh. Ok, speriamo bene, dai. Almeno è la volta buona che possiamo passare un po' di tempo insieme, soprattutto io qua con gli amici del canale. Uguale, mi dà lo stesso identico problema. Ahia. E allora l'unica cosa che posso fare magari dopo è fare un'installazione pulita di farming e mettere solo una mod, tutto il resto le disinstallo, perché evidentemente
Devo studiarmi un po' sta cosa perché devo capire se il problema è dovuto alla connessione, magari ho una limitazione del router, perché può darsi pure che è quello, ma mi sembra strano però. Veramente strano. Mi devo studiare sta situazione qua. E vabbè, allora facciamo una chiacchierata, si fa chiacchiera, come si dice E dalle due certo, parti. volentieri. Allora, dicevo che il trattore che ho utilizzato prima per seminare il New Holland, quello lì che ho portato, l'ho pompato un pochettino a 155 cavalli, non l'ho mai utilizzato nemmeno in Farming 19. Però devo essere sincero, da soddisfazione, perché quando ho arato il campo alle spalle della farm là, solitamente arrangano un pochettino gli altri, mentre invece questo qui più o meno ha mantenuto una velocità costante nella prima parte e poi dopo ha lavorato senza problemi. Che poi fra No, no, l'altro io ancora ho i vecchi cassonetti che ti danno all'inizio del gioco e te l'ho detto, l'unico sono riuscito a prendere un Casey 3 in offerta, sì, in offerta, usato e quello nero che hai te però la versione Warrior, ci ho speso un po' di più però è bellino, dai. Ottimo, il Warrior l'ho detto pure io, cioè, all'inizio proprio è uno dei trattori che ho presi perché erano esteticamente accattivanti. Sai, quando uno non ne capisce di potenza, queste cose qua, uno guarda un po' il lato estetico. Infatti quello là mi ha particolarmente affascinato pure per il display digitale, queste cose qua. Però poi diciamo che su campo, diciamo che l'unica pecca per me era il fatto che aveva un raggio di sterzata limitato. E infatti, quando si dovevano fare le manovre su campo e tu magari c'hai che ne so, l'irroratrice e quindi vai a diserbare queste cose qua, quando vai a fare le manovre, ovviamente devi girarti più volte per riuscire a metterti dritto. E il Valtra invece mi pare che era il medio, quindi non so, probabilmente lo faranno uscire col prossimo aggiornamento. Quello lì, Valtra invece, mi ha dato un sacco di soddisfazioni perché aveva un angolo di sterzata molto più ampio, quindi nello stretto si comportava e si comporta tuttora bene. E quindi il Valtra, ma soprattutto sto New Holland, mi hanno particolarmente sorpreso, insomma. Devo dirti che il Casey 3 è grosso, l'ho preso col cingolo posteriore, i pesi davanti, viaggia bene, ma come raggio di curvatura, proprio come raggio di sterzata, proprio è una ciofeca. Caspita, quindi pure quello, insomma, esteticamente è potente pure, però c'è sto fatto e la stessa. Vabbè. Infatti, quelli che più mi sono piaciuti per ora provandole durante la missione sono i monocingoli che in pratica girano su se stessi. Sì, è vero. Che poi tra l'altro in Farming 19 quando aravo era più complicato, diciamo così, guidare il monocingolo che il gommato oppure il quadricingolo. Che più o Sì. meno il quadricingolo si comporta come un gommato, solo che diciamo così ha una superficie di aderenza più ampia, poi insomma è molto più reattivo. Però il monocingolo effettivamente ho utilizzato un monocingolo che mi pare era tipo il Class, che era una mod che costava 500, 100.000 euro, era 500 cavalli, ma con quello ci ho fatto tutto. Era proprio come si dice a Napoli, non ciucci fatiche, cioè tirava l'aratro senza problemi, con i gommati a parità di potenza. Slittavano, pure se ci mettevo pure tre ruote, quattro ruote. Però gli Sì. esperti mi consigliavano di utilizzare il cingolato per questo tipo di lavori. E infatti poi effettivamente si notava che era proprio un bestione assoluto, molto muscoloso. C'era anche un Ecco, io altro il Deus challenge. in versione Warrior c'ho l'82-80. Ah,
dovrebbe essere, mi pare, la versione, diciamo così, quella là di Farming 19, se non ricordo male, o forse mi sto sbagliando. 82-19. No, 82-80. Ah. Dovrebbe essere, se non mi ricordo male, un medio e quasi del top gamma, forse. Quello col motore più potente, mi sa. Il Warrior solitamente è quello lì col motore più potente della serie. Lo fanno nero con i manicotti nella griglia russila. I manicotti, non so se è del radiatore o se è del tubo di scappamento. Comunque c'ha dei manicotti rossi che si intravedono dalla griglia del Sì. Sì, bello potente, sì. motore. Quello è simpatico. Infatti, la missione precedente pure l'ho notata sta cosa. Se esteticamente sono fatti bene i Doids, poi bisogna un pochettino capire i limiti e poi eventualmente andare a compensare con gli attrezzi giusti. Magari prenderne uno più leggero, anche se ti dice che ti consiglia quella potenza là, almeno sei sicuro che. E quello che ho preso io è il top gamma dei trattori, cioè diciamo il top gamma, quello in fondo dei trattori medi. Quindi il più costoso, mi pare che è uno dei più costosi quelli là verso la fine Sì, della. 236.000 euro, l'ho preso fortunatamente usato, poi ho visto che c'è la versione Warrior, ho detto ah sì, dai. Buongiorno Dennis, benvenuto in live. Come stai innanzitutto? E in questo momento in cuffia senti l'amico, il Black Dog che mi è venuto a trovare qui su Discord. E insomma volevamo fare una partita insieme, ma purtroppo sto server qua non so perché sto riscontrando un bel po' di problemi. E comunque anche a te buongiorno carissimo, hai già preso il caffè? Non ti preoccupare, se non l'hai preso puoi andare al bar qua della farm, puoi prendere caffè, non solo il caffè ovviamente, anche il cappuccio o cappuccino come si dice qua dalle mie parti. Insomma approfitta che è tutto pagato. Con me è pericolosa questa cosa del tutto pagato, perché io di caffè ne prendo a bizzeffe. E qua c'è il caffè, come si dice, il caffè sospeso, ah, quindi qua la domenica è festa, allora approfittiamo. Ah, Dennis, un po' di pazienza, piano piano poi ti riprendi. Quindi mal di culo, ma questo è periodo, eh. Dennis, l'amico Dennis ieri mi diceva in chat che stava poco bene, quindi sono, diciamo, i malanni di questi periodi, febbre, mal di culo, e pure sono un po'. C'ho un po' di mal di culo, però ho preso un po' di miele stamattina e sta un po' meglio, però quando posso, ovviamente, quando qualcuno mi chiede qualcosa di medicina, come fare cose, dico sempre rivolgetevi al medico o al farmacista, che loro sono persone preposte, insomma, hanno studiato, e quindi sulla salute non Io si scherza. sono soccorritore e penso la stessa identica cosa tua. Quindi È tu vedi. sempre meglio chiedere a qualcuno esperto che ha studiato, che sa le cose, e che magari ha qualcheduno che magari sì, ne capisco di qualcosa di medicina, però non è che sono un medico. Uno non ha i titoli, non ha le conoscenze giuste. Cioè, un conto è per esempio dire Fabio, che ne pensi di quest'ottica per questa macchina fotografica o di questa tastiera musicale, ma se è qualcosa che rientra nelle mie, come dire, nelle mie capacità, quindi nelle mie saper dare informazioni. Però se non lo so, dico non lo so. Qui Dennis, grazie per il ride. Buongiorno a tutti. Qua purtroppo stamattina, fra i tanti inconvenienti tecnici, devi sapere che ci sono anche sound alert che non funzionano. Quindi oggi mi sa che mi tocca mettermi un po' sotto e devo cercare di risolvere un pochettino di cose. Anche se comunque ho la giornata di domani per cercare altre soluzioni, però mi anticipo un pochettino, almeno così più o meno domani, per
mi organizzo un po' la settimana, anche perché siamo a fine anno qua, e quindi questa settimana è corta ma intensa. A proposito di intenso, se stai cercando soluzioni, trova una soluzione anche a me. Io ho dal 23 che facciamo pranzi e cene di nat post Natale, dopo Natale, prima Natale, quello, quell'altro, e in pratica io sto cominciando a rotolare letteralmente. A proposito di Natale, ma il pranzo o la cena tipica della vigilia di Natale o Natale stessi in Toscana qual è? È il brodo, Ah, quindi molto il leggero, tortello diciamo. in brodo. Sì, il problema è che da parte di mio fratello abbiamo la famiglia siciliana, quindi il prima Natale è cominciata con pane e panelle. Ah, ecco perché ho mangiato bella sostanziosa. Infatti quella è più tipica del sud Italia, insomma, questa. E da parte invece della mia compagna abbiamo cominciato con un tris di primi. La fortuna ha voluto che non c'erano gli antipasti. Tris di primi tra cui lasagne, carbonara e pappardelle al cinghiale. Quindi Caspiterina. Ottima ed abbondante, direi. sì, anche troppo per me. Invece a Napoli diciamo che la cena della vigilia, a parte ci sono diversi tipi di pizzi, io ti parlo diciamo della cucina del mio paese, poi diciamo che ci sono anche altri che fanno il pesce, poi si fa il pesce, quindi si fa i calamari, il baccalà, insomma è un mix di frittura. Ui, Fernbus, buongiorno carissimo. Il 24 c'è stato come antipasto le panelle e poi fritto misto di pesce, tra cui il baccalà, e poi c'era grigliata mista. Veramente io tra poco comincerò a rotolare. Infatti ieri sera alla mia compagna gli ho detto, quando abbiamo finito di cenare, che per me, secondo me, non abbiamo mai smesso di mangiare, perché abbiamo cominciato a mezzogiorno ieri e abbiamo finito alle 4:30. Alle 7:30 ci siamo resi tutti a tavola. Era un pranzo barra cena, barra colazione per il giorno Sì, gli ho detto, guarda, io mi appoggio in terra, te rotolami in camera da letto, per favore, perché non ce la faccio più. immagino. Ok, Fernbus, non ci sono problemi. Passo da darti una mano in farma oggi. Scusami se ogni tanto ti interrompo, ma qua cerco anche di un attimino di interagire con la chat. Volentieri. E quindi alla fine diciamo che più o meno tutto il mondo è paese, il sud è sud, quindi siamo un po' più, ci andiamo un po' più in abbondanza. Non defiggiamo, ma abbondiamo sempre qua, quando è il Certo. periodo di festa qua. Che poi ogni regione ha anche la sua cultura culinaria e quindi i piatti tipici. Per esempio, io so. Il piatto tipico c'è anche la ribollita. Sì, però diciamo che non è, facciamo nel periodo invernale principalmente, ma non è una cosa che viene fatta, diciamo, nel periodo nel momento del Natale. Ah, ok, quindi Parecchio viene fatto tortellini, almeno a casa mia viene fatto tortellini in brodo, e per dire il lesto con la salsa verde, queste robine qui. Poi, avendo la mamma di Bari, il dolce tipico di casa nostra era la pastiera. Sì, ah, la famosa pastiera che è anche napoletana, tra l'altro, sì. che poi ci sono diverse scuole di pensiero sulla pastiera, perché Si poi c'è. apre un mondo. Esatto, sì, perché c'è chi la fa con la ricotta, chi la fa con la pastina, cioè la pastina fatta con la pasta all'interno, e quindi là diciamo che ci sono diverse scuole di pensiero. Io per La mia esempio. mamma risolveva, faceva la pastiera con la ricotta e il grano, quindi faceva tutto. Esatto, almeno così nessuno si poteva lamentare, perché almeno poteva dire, beh, io ho cantato a tutti quanti voi, ho messo l'uno, ho messo l'altro, ma Certo. dovete soltanto darvi da fare, arrivato a sto punto, niente di meno. Dopo uno che
che si mette là per ore e ore a preparare queste cose, insomma, come minimo uno deve onorare, come si dice, l'onore alle armi si fa, e quindi quando ci si siede a tavola Quindi è forchetta. bisogna farlo per la patria. Anche perché è un peccato, perché al di là ora dello spreco di cibo e poi anche il tempo che una persona ci impiega comunque a preparare quelle cose, avrebbe potuto fare Esattamente, altro. Allora, esattamente. a me qualsiasi cosa mi mettono davanti lo sanno che, e finché non lo trovo nel piatto davanti, dico no, grazie, poi me lo mettono davanti e mi sembra inopportuno, te lo mettono davanti, che fai? Non lo consumi, allora Certo. lo sanno che quando vogliono far messaggio a qualcosa, se lo mettono davanti, allora io, diciamo così, do la forchettata o la cucchiaiata, altrimenti desiste, quindi mi sto bello bello tranquillo. No, hai completamente ragione. Io poi sono una di quelle persone che veramente sperimenterebbe qualsiasi cosa a tavola. E infatti da noi vanno parecchio le frattaglie, queste cose qui, io impazzisco letteralmente per le frattaglie. Che tipo di cibo è? Io non sono es molto esperto, conosco tu. Frattaglie sarebbero, per dire, tra virgolette, gli scarti degli animali vari. Quindi ti faccio un esempio, la lingua e la coda Sì. vengano considerate frattaglie, ma secondo me sono dei piatti favolosi. Ah, sì, per esempio qua dalle mie parti, ad esempio, si chiama vere mousse, cioè praticamente sono scarti degli animali, che può essere la lingua, che sono parte del, ed è tutto del maiale, insomma, viene condito con limone e sale, e poi viene mangiato, diciamo così, a crudo. Una cosa che fanno simile qui è con la matrice, che sarebbe l'utero della vacca, e in pratica fanno la coppa enzimino, viene chiamata, è la coppa letteralmente fatta con tutte le verdurine messe insieme, condite con olio, sale, limone, chi vuole peperoncini, la salsa piccante, e dentro c'è anche la matrice. Io impazzisco per questi piatti. E poi i piatti questi qua, soprattutto quando cresci con queste tradizioni, con questi piatti, poi sono quei piatti che comunque, o quelle pietanze che comunque le mangi a prescindere, perché comunque anche involontariamente comunque sono legati a dei ricordi. Certo, è uno dei piatti più grossi dei ricordi. Ovviamente non tipico fiorentino perché sono abbastanza misto. Per me è l'agnello caceopo. Faceva la mia mamma e è rimasto il piatto nel cuore proprio. Quello poi, quando uno cresce con determinate cose, veramente si creano dei legami particolari con queste cose, che possono risultare stupide, diciamo, dal punto di vista argomentale, però se tu vai a scavare il fondo e inizi ad analizzare quello che rappresenta per una persona, allora ecco che uno capisce bene, quindi dice ok, come per me la pastiera è un ricordo della nonna, magari per qualcun altro un altro piatto può ricordare altre cose, un'occasione particolare, un evento, sai, queste cose qui, delle persone in determinati momenti, tipo un piatto ci riporta indietro di 20 anni fa, 30 anni fa, un Natale, sai, queste cose qua che comunque, al di là del fatto, come dire, alimentare, alimentano anche dei ricordi, quindi non è solo energia fisica, ma è anche energia mentale o spirituale, diciamo così. Certo, ti do pienamente ragione. Ok, Io dai. intanto sto lavorando sui campi, sto finendo di raccogliere l'orzo
Poi la prossima semina sarà, vediamo un pochino. Volevo aspettare la season per fare l'avena. Ah, l'avena mi pare che è il periodo di agosto-settembre. Mi sto Nel sbagliando sicuramente. frattempo, se avrò abbastanza soldini, vorrei darmi a posare un po' di alberi, perché ogni volta che mando i lavoratori in automatico si incastra tra gli alberi. Sì, no, infatti io per il momento sto facendo ancora tutto a mano, anche perché vorrei raggiungere prima lo scopo di installare una stalla e un pollaio, e poi dopo inizio a mettere gli operai, che mo per il momento, a parte che comunque mi piace pure un attimino fare il lavoro da me, perché insomma recupero e poi l'operaio comunque lo paghi, quindi all'inizio cerco sempre di fare economia massima e poi dopo tutto quello che c'è da fare, e se si può mettere un operaio, oppure magari se riesco a risolvere pure questo problema del E l'operaio poi multiplayer. divento io. Esatto, magari un amico ti viene a dare una mano, un po' come faccio pure io con l'amico la zappa storta. Gianni Muratore, buongiorno carissimo, buona domenica. E allora approfitta anche tu, se non hai preso ancora il caffè o vuoi fare l'aperitivo, vai al bar qua della farm e c'è tutto pagato, non ti preoccupare, non c'è trucco, non c'è inganno. E te lo può testimoniare Black Dog, che sta in questo momento qua in chat vocale. Ma lo sai che quasi quasi va a finire che il caffè me lo devo fare. Beh, questo sì, un po' il caffè Questo. napoletano, insomma, è quello lì che è molto forte, è quello lì che ti tiene sveglio. Non è il caffè, diciamo, per dirla all'americana, è un po' più light. Questo qua, la napoletana, è molto più forte. Infatti, chi non è abituato al caffè, questo tipo qua beve i tazzoni, ma non sa che Io quel tazzone poi può durare, la caffeina può durare anche per qualche giorno, non solo per il momento. per esempio sono un amante sia dei caffè, diciamo tra virgolette, corti che di quelli lunghi. Per esempio quelli corti mi piacciono ovviamente per l'effetto che hanno, anche se a dirla tutta io prima di dormire ho bisogno di un caffè, se no non dormo. Oh mamma mia, con il caffè non dorme, è proprio il contrario. Però, ad esempio, amo i caffè lunghi, diciamo stile americano, perché, per esempio, io uso il V60, che è un sistema per fare dei caffè a infusione, che Ah. tira fuori proprio dei livelli di aromaticità. Infatti, anche i preparati, queste cose sono molto scelte, molto selezionate per avere l'aromaticità che più ti piace. E noti veramente un abisso da bustina a bustina, per dire senti più frutta secca o più il classico amaro del caffè, senti veramente tante cose. Tu dici con la E qua correzione dei gusti, no, non sebbene. hanno una vera e propria correzione, hanno una selezione di tipi di caffè da origini diverse Ah, che ok. vanno proprio a modificare completamente il gusto che hai in bocca. Riesci a sentire il caffè più acido, più meno acido, più il gusto del caffè, più il gusto della frutta secca, a seconda di dove vanno a prendere i chicchi e a seconda della miscela che fanno con i vari tipi di chicchi, riesci veramente a sentire delle diversità veramente alte tra selezione, tra diversi tipi di selezione. E poi mi dissero in una torrefazione, mi dissero che il gusto del caffè poi e la qualità viene anche dal tipo di legna che viene utilizzata per poi tostare i chicchi, e quindi diciamo che più il legno è pregiato, più ovviamente, così come mi hanno detto, e mi fido di chi è del mestiere, mi dissero quindi più il legno è pregiato e quindi di conseguenza
il tipo di, non sapore, ma manco l'aroma. Diciamo che assume una caratteristica leggermente differente rispetto al caffè, diciamo che magari viene tostato il chicco con un legno normale, ma diciamo così. Quindi mi dissero questa cosa, che influiva anche il legno utilizzato, però poi ovviamente le aromi, queste cose qua le fanno, come dici tu, il chicco, quindi magari la miscela, se è un caffè, se è un chicco unico, oppure sono diversi chicchi di parti differenti, quindi sì, effettivamente. Tipo, per esempio, una busta, faccio l'esempio di una busta che è preso solo dal Brasile, però è preso in zone diverse del Brasile, quindi hanno una percentuale di un posto, una percentuale di un'altra, e tutto c'è, per dire, le origini del chicco scritte, le varie procedure, il legno con quale è stato lavorato e tutto. Ha uno spunto quando lo bevi che sa quasi a un sentore di cacao amaro. Eh sì, effettivamente è così. All'inizio, poi, quando mi dissero questa cosa, dissi: vabbè, può essere, però effettivamente poi, andandomi a documentare, non che io non credessi alla persona competente, però sai, a volte ti viene anche Curiosità. la curiosità, esatta, di capire se effettivamente è così, perché poi, diciamoci la verità, questa persona magari mi ha detto una parte di quello che si poteva dire, perché ovviamente comunque c'è il segreto, tra virgolette, diciamo così, della loro lavorazione, quindi giustamente non mi ha potuto dire tutto, però diciamo che da quello poi uno per curiosità si va a documentare ed effettivamente c'erano tanti fattori che determinano il gusto del caffè, fra cui, come hai detto tu, appunto il legno e la miscela dei chicchi in sì. Johnny e Dennis, scusami, ben ritornato. E stiamo parlando di caffè qua, visto che, insomma, quando è entrato l'amico Johnny, gli ho detto che può andare a prendere anche lui il caffè al bar qua della farm. È tutto pagato, ovviamente. Non c'è trucco e non c'è inganno. E a questo punto mi assento un minuto e vado a prendere un caffè al bar. Oh, cappa, ti aspetto allora. Sì, arrivo subito. Ok. Abbiamo quasi finito qua, mi sa, eh? Quanto manca? Vediamo un po'. Contratto. Oh, 81%. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi, ragazzi. Stiamo recuperando un po' di soldini qua. Dopo fatto questo, ci andiamo a piantare un po' di frumento, un po' di colzina, un po' di colza, quindi vediamo un attimino. Dennis, allora, come ti senti? Ui, Carlo carissimo, buondì. Carlo Lealin, Carlo, Carlo Lealin, buongiorno carissimo, buona domenica. Approfitta, passa dal bar e prendi anche tu un bel caffè. È tutto pagato, c'è il famoso caffè sospeso, quindi non ti preoccupare. Vai tranquillo, ovviamente se vuoi prendere qualche altra cosa lo puoi fare tranquillamente. È tutto pagato, ovviamente se vuoi fare il pranzo allora. Andiamo in farm e prendiamo i prodotti, anche se diciamo che non abbiamo ancora quello che ci serve, però diciamo che ci divertiamo. Buon pomeriggio, allora, buona carica caffeina a te, caro Carlo. Come stai? E a che punto stai tu con la farm? Qua, come vedi, sto un attimino riprendendo e sto cercando di trovare una soluzione per poter giocare in multiplayer qua, che al momento
Non va a giocare e non ha capito perché. Ottimo, se vuoi prendere che ne so, una pasta, quindi puoi prendere il cornetto, il cappuccino, non ti preoccupare, è tutto pagato. Puoi fare anche colazione. Offre zio Tab tutte le domeniche qua. E io va. Quindi riesce a giocare in multi. E allora deve essere qualche problema qua, probabilmente sulla connessione, non ho capito perché qua non mi fa entrare. Devo inviare un report a SCS qua, SCS a Giants, per capire il problema qual è, altrimenti provo a rifare un'installazione pulita, perché dà un problema all'accesso, mi diceva anche Black Dog prima, e quindi tocca, devo provare a fare una un'installazione pulita. E più tardi vado a dare una mano a Fernbus, che io mo fin tra poco finisco la live, però magari mi organizzo e quindi penso più il pomeriggio nel weekend, però può darsi pure che in settimana prossima, siccome è festa, si riesca a risolvere il problema. Insomma, faccio un po' di cose. Caffè patacca, il caffè che spacca. Oggi i sound alert li faccio io. Lo rifaccio. Caffè patacca, il caffè che spacca. Che dite, posso fare lo spot pubblicitario qua? Deutsch, Deutsch. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Megadier. Ammazza come aggressivo il trattore, però. Ha lasciato il baffetto qua. Vai, vai. Run, run, run. Hanno caffè gratis in da fattoria di zio Dab. Venghino signore e signori, approfittate del caffè gratis, andate al bar della farma, prendete quello che volete, offro io. Non vi preoccupate, c'è caffè sospeso qua, anzi a volte anche la colazione sospesa, quindi ovviamente, se volete prendere qualche altra cosa, volete fare l'aperitivo, non vi preoccupate. Passate al bar e lasciate sul conto dello zio qua. Deutsch Fach. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Fammi riprendere un po' sta cosa qua. Ok, là. Ci mettiamo più o meno con il musetto sulla linea a cavallo fra il colto e l'arato, in modo tale da avere l'asse posteriore in linea.
Se c'è qualcuno in chat che vuole fare un po' di pubblicità al proprio canale, potete anche mettere. E allora, voglio si coccoluno se vuoi fare pochi pubblicità in coppa a sto canale, no? Da chat, mettete un po' e scrivete un numero canale vostro. E poi scrivete si portate qualcosa oggi pomeriggio, stasera, scrivete che le ha portate. Oh no, Johnny, che ne pensi? Che dici? Va bene o no? E se c'hai 1000 punti puoi anche riscattare i punti canale. E quindi puoi fare anche il bis. Entro solco si dice ok, quindi come dice Carlo, allora entro solco. Io qua vedi, purtroppo non conosco i termini tecnici e quindi li dico, come dire, in maniera più non tecnica, ma diciamo quelle che possono essere capiti un po' da tutti quanti. GG, oh macio, grazie per i sound alert, mannaggia miseria, stamattina non funzionano, facciamo un bel sua al mitico macio King, mannaggia macio, mi devi scusare. Oh, ottimo, hai fatto bene. Ecco. Com'è andato con Brixia? Sempre con Farming 22, vero? Dobbiamo, mi sa che dobbiamo fargli, come si dice? L'appetito viene mangiando, quindi secondo me dobbiamo essere bravi noi a fargli capire che Farming 22 è un ottimo prodotto e comunque stanno risolvendo un sacco di problemi tecnici. Ma guarda, solito problema con il multiplayer, quindi molto probabilmente farò un'installazione pulita di Farming. Quindi non metterò mod, tranne uno se è proprio stretto necessario, perché ora non so se è un problema di mod o addirittura potrebbe essere un problema di connessione, quindi magari devo aprire delle porte sul router e devo fare questi due test e comunque scriverò alla Giants per far presente questa cosa e dovrò, comunque mi devo studiare un pochettino il problema. Infatti il problema non dipendeva da te, infatti anche Black Dog ha provato prima ad entrare, però dopo aver scaricato tutte le mod gli dava una limitazione, quindi devo capire se eventualmente c'è da fare qualche altra manovra, diciamo così, va? Se c'è da fare qualche altra cosa per poter usufruire del multiplayer, che alla fine, voglio dire, io sto più o meno sto sempre qua, però sai come fai tu, è bello pure farsi una chiacchiera mentre uno sta lavorando sui canali, tutte queste cose qua, un po' come sto facendo adesso con Black Dog che stava in chat, adesso è andato a fare un attimo la pausa caffè. Eccomi. Eccolo qua, stavo parlando con Macho King 82, un altro carissimo amico streamer, non so se lo conosci, e stavamo parlando un po' dei problemi tecnici che abbiamo riscontrato stamattina, ancora una volta, che con lui ieri pure ho provato ad entrare in partita, però purtroppo non sono riuscito a farlo entrare, un po' come te oggi. E Macho King è un altro streamer molto divertente, è un altro streamer, infatti ha un sound alert pubblicitario, il sound alert Caffè Patacca, praticamente nasce dal suo nomignolo, nickname,
nella sua farm di Farming 19, e poi siccome mi era parso di aver visto che c'era la possibilità anche di piantare il caffè, allora ho pensato di fare questo mini spot che dice così: caffè patacca, il caffè che spacca. E quindi l'ho fatto oggi, siccome i sound alert non vanno, e l'amico Macho King ha richiamato il sound alert, allora l'ho rifatto io a voce live. E mi sto Se di... non erro, mi pare di averlo visto ieri sera, ieri pomeriggio un pochino, se non mi ricordo male. Mi pare di essere passato dal canale di Macio, quindi. E può darsi che lui insieme alla Zappa Storta fanno le live. Va pure da Chiara underscore error 404, un'altra streamer. Insomma, vanno a fare un po' di tutorial e tutori a spiegarle un pochettino quelli che sono i meccanismi di farming, quindi l'aratura, queste cose qua, cose che io ho imparato dopo un bel po' di ore qua su farming. Poi pure io, diciamo che all'inizio ci andavo un po' così alla buona, poi dopo ho detto mo mi devo un attimino impegnare di più, e con il Farming 22 questa cosa è diventata molto molto più diretta, perché se non la fai il raccolto, diciamo così, può subire cali di produzione. Infatti, insomma, con il roulotte, queste cose qua che io nemmeno sapevo, e col Farming 22 praticamente ho iniziato ad imparare tante cose, che ero più abituato al concime, quello lo sapevo già che io abito in campagna, però cose un po' più particolari, insomma, ne ero proprio completamente all'oscuro. Ma c'ho chi... Proposito, approfitto subito per farti una domanda. Dimmi. Se lo sai, ovviamente, esistono macchinari non troppo grandi per fare sia semina che fertilizzazione? Ci sono delle macchine seminatrici che hanno anche il fertilizzante, il serbatoio del fertilizzante. Allora mi pare che ci sta Amazon, là, come si chiama, mi pare da 3 metri o 4 metri. Poi dice Macho King da 6 metri. Sì, Macho King lui diceva più piccoli da 3 metri, oppure da 6 metri. C'è l'Amazon che se la puoi attaccare direttamente dietro il mezzo, o altrimenti ci sono altre seminatrici da traino, sempre da 3 metri. Però sì, c'è comunque. Ad esempio, mo ti dico. Allora, seminatrici. Allora, ci sta. Aspetta un secondo, vediamo un po'. Mi ero convinto di averlo. Allora, al momento mi sa solo quelle da traino. Mi dà le seminatrici. Di quelle disponibili dal gioco non mod. Sì, sono quelle là da traino, quindi la maggior parte quelle che hanno anche il fertilizzante all'interno. Vediamo un po'. Sì, poi vabbè, puoi mettere la combinazione tipo Kun, metti la seminatrice dietro e poi metti il serbatoio davanti con i semi. Insomma, al momento quelle là sono solo quelle lì a traino. Da trainare, che hanno il fertilizzante all'interno, e costicchiano un po', però diciamo che fai una passata, in una passata metti anche un po' di fertilizzante. Macho King, grazie ancora per essere passato nel canale. Qua, scusa ancora per gli, vedrò di risolvere il problema sia per te, per l'amico Black Dog, ma pure per gli altri amici e le amiche che vorranno onorarmi della loro presenza
qui multiplier, come dicono quelli che parlano bene, che parlano proto bevo l'inglese. Grazie, Macio. Buona continuazione. Tu oggi vai da qualche parte, sei ospite oppure fai la lives? Almeno così facciamo l'announcement, facciamo un po' di pubblicità, anche se non c'è bisogno, però tante volte, come dico sempre, facciamo girare la ruota anche agli altri canali, come si dice anche in gergo radio. No, tranquillo Macio, non ti preoccupare, il problema non dipendeva da te, figurati, ci mancherebbe. Devo soltanto trovare la solution, che altrimenti non, la domenica mattina è proprio, diventa veramente qualcosa di poco stimolante, perché stai sempre tu là, ma è bello anche interagire sul terreno, magari. Si fa anche qualche pazzia, insomma, uno si diverte. Io Match. penso che farming sia fatto apposta per tutti i medium, Ma poi sopra. soprattutto per il discorso di chiacchiere, passare il tempo in compagnia ti passa veramente molto meglio. Non solo, poi magari riesci anche a farti una chiacchiera e poi riesci a conoscere anche meglio le persone, che poi è un po' come quando fai un viaggio e ti fai una chiacchierata e quindi comunque sai, si parla del più e del meno e quindi conosci le persone, ma soprattutto poi le persone imparano a conoscere anche, diciamo così, non tanto il personaggio, ma la persona che cerca e crea dei contenuti. Forse Certo. oggi vado in Lives, se mi deve il padrone di casa. Oggi sono in punizione. Ieri sera mi sono addormentato. Ah, è vero, ieri sera non sei venuto nella live della zappa storta. Mi sa che ti tocca lavorare triplo, oggi. Caro Macho Almeno King. doppi turni. È come minimo devo offrire il caffè, pranzo e la cena. Macio. Buona carica pappatoria qua. Se ancora si riesce a fare qua. Ciao Macio, grazie ancora per essere passato Ciao in Mascio, grazie Lives. infinite. Poi vedi, con la maggior parte di quelli che adesso sono diventati amici streamer, ci siamo conosciuti per caso, anche con la zappa storta. E poi è nato questo affiatamento. Per esempio, la maggior parte dei jingle che io ho creato e che purtroppo oggi non funzionano, la maggior parte di questi jingle sono nati un po' per caso, ma soprattutto la domenica mattina quando c'è Caffè in Farm. Questo è partito da Farming 19 e poi l'ho riportata qui su Farming 22, sempre la mappa Helengrand, che è la mappa dove è un po' più grandicella, quindi più o meno quel paio d'ore e mezza te le fai, fai una chiacchiera, ti fai due o tre contrattini e poi si va a fare la carica batteria, anzi carica pappadorico, come ho scritto prima. E quindi poi da lì sono nati diversi jingle, chiamiamoli jingle pubblicitari, tipo caffè patacca, il caffè che spacca e tante altre cose che sono poi risultate anche abbastanza simpatiche, che poi diciamo che quando hai una buona spalla. Ora non so se tu conosci il principe De Curtis, probabilmente l'avrai sentito parlare o lo conosci, comunque c'era la spalla di Totò, che era Peppino De Filippo. Sì. E allora io e la zappa storta, quando stiamo in Lives, come dice il mitico Macho King, sembriamo un po' come Totò e Peppino, cioè praticamente l'uno fa la spalla all'altro. E magari mentre stiamo parlando, che ne so, di ieri per esempio abbiamo parlato, o ieri l'altro ieri, parlando di musica napoletana classica, mi è venuto in mente O Sarracina. E da lì, siccome noi abbiamo un altro amico che si chiama Gippo, che
e anche moderatore qua nel canale. Allora, da Osarracina abbiamo fatto Osarragippo, Ma parafrasando infatti la parola. stamattina stavi cantando Sarracippo e ti stavo per scrivere, ma non era Sarracino. Esatto, infatti poi il grande Maurizio Max ha fatto anche la clip, e quindi questo è un altro di quei sound alert che dovrò creare e inserire nei sound alert qui nella mia live, ma anche dalla Zappa Stort, perché poi lui va anche là, e quindi insomma ci divertiamo un pochettino. Ecco, Gippo ha risposto. Vedi? Io poi con Gippo, per esempio, la domenica sera noi andiamo, siamo ospiti, io sono ospite, lui è ospite fisso nel canale della Zappa Stort, e portiamo Range Simulator, non so se lo conosci, No. è praticamente tipo Farming Simulator, però per esempio lì puoi costruire capanne, queste cose qua. E poi c'ho anche un video che ho fatto durante la live in settimana. Insomma, là Molto bello, devo vederlo. ci vuole spirito di iniziativa e molta inventiva, perché apparentemente può sembrare un gioco molto limitato, perché diciamo è in via di sviluppo ed è stato rilasciato diciamo molto presto, perché giustamente gli sviluppatori hanno bisogno anche di recuperare un po' di spese. Certo. Drift, carissimo, scusami, Black Dog, Drift, carissimo, buongiorno. Visto che sei passato a volo, prendi un bel caffettino o prendi il salato, quello che vuoi al bar, non ti preoccupare, offro io. Come stai innanzitutto? E ben ritornato in live. Quindi dicevi che Black, scusami. Nulla, nulla, vai tranquillo. E nulla, stavamo parlando del discorso di Ranch. Ah sì, e quindi vedi, a volte so un po' scordarello, perché nelle live, mentre interagisci con la chat, mentre devi controllare che la live va tutto a posto, a volte perdi il filo. E allora È anche il bello della diretta, vai. E mi è capitato un sacco di volte. Oh, Trifford, ma stai con i bambini, quindi insomma sei bello che impegnato, bello impegnato, eh? Mi fa piacere, dai, che almeno sei passato a fare un salutino a volo a volo. Che noi qua, Black, devi sapere che fra amici streamer noi abbiamo questa, non la chiamo abitudine, ma questa bella usanza, che quando qualcuno sta in live e magari sta per andare in live un'altra persona, noi ci facciamo i saluti e poi ci andiamo a fare le cose nostre, oppure magari, come capita a me, faccio altre cose, vedo che c'è un amico in live e magari non ho tantissimo tempo, passo da lui e gli vado a fare i saluti. Insomma, è diventato un rito molto ben augurante, insomma, pure per una forma di educazione, anche perché poi i nostri canali sono anche visti e guardati da persone molto giovani, e quindi cerchiamo anche nel nostro piccolo di qualora qualcuno di questi giovani amici dovesse prenderci a riferimento, cercare in qualche modo di dare un buon esempio, e quindi essere non diciamo così da prendere da modello, però cercare di diffondere quello che in questi tempi sta un po' scarseggiando, quindi un po' come dire, l'amicizia, la lealtà, tutte queste cose qua. Di trasmettere un po' i vecchi valori. Esattamente. E allora, grazie ancora a Black Dog per la chiacchierata. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi. Questa live termina qui. L'appuntamento, il primo appuntamento della settimana è martedì
Mattina con Farming Fattoria Fratelli Caponi e poi il pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 inizieremo la settimana con il Turbo Star di Raf Garage, quindi con Euro Truck Simulator 2. E allora, detto questo, io ancora vi ringrazio. Thank you so much everyone. I hope you have enjoyed my live streaming. I want to say thank you so much if you are watching this live streaming from the beginning of the stream. And thank you so much if you are watching this video on rerun here on Twitch and as well on YouTube. You can watch this video on YouTube on Thursday. Thank you so much. Thank you again. Now we'll talk in French, in Neapolitan, and I will say cheers everyone. Thank you so much again. Et alors, merci encore pour votre compagnie pendant cette direct. Notre rendez-vous avec Farming Simulator, c'est pour mardi matin avec Fattoria Fratelli Capone. Puis, vous pouvez regarder cette vidéo en réplique sur mon canal YouTube. Merci à vous tous que vous avez regardé cette vidéo en direct et naturellement en réplique sur mon canal Twitch. J'espère que vous avez bien agréé ce genre de format. Donc, notre rendez-vous, c'est pour mardi. La programmation du canal, elle est terminée. Merci beaucoup à tous. Et maintenant, je vais vous dire au revoir à Napolitaine. Voilà. Et alors, voyons. Io approfitto per ringraziare tutti quanti e voi. Vi ringrazio per aver fatto compagnia in questa bella mattinata con Farming Simulator 22, caffè in farm, purtroppo molti player oggi non hanno voluto sapere, non vi preoccupate, a zì che ci penso io. E allora, detto questo, io approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia. E a tal proposito, vi aspetto martedì mattina con Farming Simulator 22, con Fattoria Fratelli Caponi, e poi un pomeriggio 3:30 ci facciamo una bella passeggiata con Euro Truck Simulator 2, coppa o Turbo Star Raf Garage. Sto video ovviamente lo potete trovare in coppa YouTube martedì a mezzogiorno. La programmazione del canale è fornuto, quindi io vi ringrazio che avete guardato tutta la replica fino a mo. Quindi l'appuntamento è per martedì prossimo. E allora io vi ringrazio a tutti, grazie a tutti quanti, thank you so much everyone, merci beaucoup a tous, è stato buono, ciao ciao.